Carogna, ci sarai tu e quell'amico tuo. A Narni, in provincia di Terni, si è tenuto il terzo raduno ZNT, Zagor Denai, che ha riunito gli appassionati di Zagor e alcuni autori, tra questi i fratelli Domenico e Stefano Di Vitto di Scanno. La parola allo sceneggiatore e curatore della testata, Moreno Burattini. Sì, io sono molto contento perché naturalmente quando un personaggio dei fumetti come Zagor, che sta per festeggiare 50 anni di vita, li festeggeremo nel 2011, dimostra di avere ancora questa vitalità, tale da far radunare da tutte le parti d'Italia così tanti appassionati, significa che c'è ancora tanta strada da fare insieme, vuol dire che ancora c'è tanta avventura da raccontare. Il personaggio quindi è ancora vivo e lo dimostrano i tanti amici che si stanno radunando per questo avvenimento. L'idea che abbiamo un po' è questa, insomma, come queste persone famose perché fanno un lavoro particolare. No, sono come noi e non si danno particolari arie. Sì, è sempre un piacere, insomma. Abbiamo dormito in tenda, abbiamo fatto la tendopoli, caldo, freddo, chi ha dormito bene, chi ha dormito male, però è stato bello. Ai, ai, caramba, caramba, caramba. Era presente la rockstar Romano Graziani, cantautore, che ha dedicato il suo ultimo CD a Zagor. Yo soy amigo.